Ciao a tutti, oggi prepareremo le cotolette di spinaci o spinacine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono pepato, parmigiano, petto di pollo tagliato a pezzi, spinaci freschi lavati e asciugati, uova, pan grattato aromatizzato, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pepato. E il parmigiano, facciamo tritare 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungere gli spinaci. Schiacciamoli bene sul fondo, aggiungiamo il petto di pollo, chiudiamo con il coperchio, spingiamo con la spatola e tritiamo per un minuto. A velocità 4 spatolando. Questo sarà il primo risultato. Adesso aggiungiamo le uova. Il sale, il pepe e il pangrattato aromatizzato. E facciamo amalgamare, chiudiamo il coperchio col misurino per 40 secondi a velocità 4. L'impasto è pronto, se dovesse risultare troppo golloso, aggiungere 1 o 2 cucchiai di pangrattato e far amalgamare per altri 20 secondi. Andiamo a formare le nostre cotolette. Adesso prendiamo una parte dell'impasto, circa 120 grammi, andiamo a dare la forma delle cotolette schiacciandola. Li paniamo nell'uovo da entrambi i lati. Adesso e poi nel pangrattato aromatizzato. E proseguiamo così per il resto dell'impasto. Cotolette di spinaci o spinacine possono essere cotte al forno o fritte. Grazie e alla prossima ricetta!